Ciao a tutti dal Bastardo. Oggi parliamo dell'accordo di Si settima. Abbiamo visto qualche lezione addietro l'accordo di Si maggiore, per il quale mi auguro che abbiate proprio provato con un pochettino di attenzione a eseguire la diteggiatura in modo corretto, perché è importante per far suonare bene l'accordo e per mettervi in condizione di suonarne poi altri dopo di lui. Oggi vediamo il Si settima. Prima posizione assoluta è questa qua, barré al secondo tasto, medio, terzo tasto, terza corda. Volendo si può anche fare il Si che abbiamo visto qualche lezione fa e andare a fare la settima con il mignolo al quinto tasto. C'è una diteggiatura alternativa sempre in questa posizione che è anche carina, che praticamente va a prendere la settima suonando il La a vuoto. Noi per prendere la settima qua suoniamo il La in questo modo. Volendo possiamo tenere la diteggiatura del Si maggiore ma senza il barré, il semibarré che schiaccia le due corde, per cui mettiamo l'indice così, medio, anulare, la prima corda risuona libera. Questa è una diteggiatura alternativa molto carina, trovo. È anche molto usata. Quindi, primo, secondo, terzo, ok, quarto, e qua andiamo in alto sulla tastiera, sempre con la diteggiatura che vede come root shape quella del Fa settima, che in realtà sarebbe quella del Mi settima, che è come se noi avessimo un ipotetico tasto su cui pigiamo la corda qua, come vedete si muove nello stesso modo, diventa Fa, Sol, La e Si. Ok, lezione brevissima, sapessi raccontare le barzellette chiuderei con una barzelletta, ma non lo faccio perché siamo in un contesto serio e rimaniamo seri. Ciao a tutti dal Bastardo e ci vediamo alla prossima lezione.